Salve a tutti ragazzi, sono Master Wall, carico, 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 come sempre. Solita musica, sempre con picchi dopaminici, per dare l'intro che ci vuole, che ci vuole. E in questo caso la dopamina è alta perché questo video, adesso vi parlerò di, anche qui di cose interessanti, ma ovviamente è un video di ringraziamento. Il titolo è 61 anni Supernatural. Perché questo? Perché ieri ho compiuto 61 anni, che ovviamente ho ricevuto tonnellate di auguri, di messaggi, di congratulazioni, diciamo qui nel web, perché i sostenitori di Master sono veramente tantissimi. Io ringrazio tutti, ovviamente è stato impossibile ringraziare tutti, ma laddove è stato possibile l'ho fatto, lo faccio qui pubblicamente. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, eccetera, eccetera, attestati di stima, eccetera, eccetera. Allora, attenzione, vi parlerò adesso di alcuni punti importanti proprio del discorso di 61 anni Supernatural. Le foto della copertina che vedete, piccolo collage, sono recentissime e questo dimostra l'eccezionale stato di forma di Master, 61 anni. Ovviamente, io, cioè in tutti questi anni, oltre a produrre le verità tecniche, quelle vere del culturismo naturale, il marchio di fabbrica di Master è stato sempre anche la lotta al doping, no? Costantemente, io sono sempre stato coerente, quindi natural, e invitare i giovani a non usare il doping. Quindi questo, diciamo, come coerenza di Master c'è sempre stato. Considero, lo ripeto perché tanto questo è il nostro mantra, considero chi usi il doping un fallito dal punto di vista tecnico e morale. Morale potremmo anche discutere il perché, l'abbiamo già detto, ma soprattutto anche tecnico, perché quello che poi producono sul fisico non è risultato né di allenamenti né di... è risultato del doping. Cavato quello non rimane più niente, cioè è questa la cosa che avete capito? Non rimane più niente, a meno che uno non continua ancora, ma allora non si finisce più. Senza senso questa cosa, ragazzi. Cioè io da 20 anni che mi dicono che sono dopato, non lo dicono ancora. Ok, per me è un complimento. Io dicevo già 10-15 anni fa, quando mi danno del dopato, per me è un complimento. Perché quando a un altro danno del bombarolo, più di così, non esiste complimento migliore. Tuttora no, perché tu qua e là. Ragazzi, io... Cioè, se voi pensate che io ho passato i miei ultimi 20 anni in mezzo a spacciatori, a dilapidare i soldi a destra manca, con spacciatori, e che tuttora vivo così, cioè, si vive male. Mi fanno pena quelli che hanno vissuto in questo modo, quelli che magari ci vivono ancora. È brutto vivere così, Sempre dipendere da gente che deve darvi la roba, trovare la roba, adesso magari si ordina tramite internet, vabbè, ma alla fine è sempre un vivere male. Dovete star sereni, cioè dovete allenarvi e star sereni. L'altro punto che voglio portarvi avanti è questo, che è un discorso che va di pari passo con la salute e il culturismo, cioè costruire un super fisico ovviamente allo scopo, ma bisogna anche mantenersi in salute perché altrimenti questo ha poco senso. E qui adesso introduco un altro discorso, perché molti poi mi chiedono: ma Master, ma cosa cambia nel fatto che ti alleni a quest'età e ti mantieni così incredibile magari rispetto a quando avevi 30-40 anni? Ne parleremo anche perché voglio citare qui alcune cose che ho letto girando così qua là in rete. Ho letto di, diciamo, un personaggio, così se vogliamo, del culturismo italiano, inutile che sto a fare i nomi, non ha importanza, l'importanza è quello che ha detto. Diciamo, lui più o meno ha detto così, io lo capisco anche. E lui ha detto, no, perché è triste, questo personaggio, questo signore, ha qualche anno più di me. Ha detto: è triste vedere che a questa età qui la forza sparisce,
i muscoli calano, le articolazioni sono rigide, non riesco più a andarmi come prima e recupero. Ti stai a vedere questo decadimento. È una persona che si è allenata per tutta la vita, questo che vi sto parlando. È stato anche agonista nel passato, ma questo non c'entra. È il discorso che fa in questo momento storico che a me dispiace, perché oggettivamente, tra l'altro, una persona che ha anche delle conoscenze specifiche molto, molto elevate, mi dispiace sentire questa cosa. Lo considero un discorso depressivo, un discorso non per niente motivante. Cioè, uno che legge sta roba qua dice: mamma mia, qui. Sì, possiamo anche allenarci, poi quando arriviamo più o meno a 60 anni, arrivederci, grazie. Anzi, molti lo pensano anche prima. A mio avviso non va bene fare questi discorsi qui. Magari lui ci crede e mi dispiace, mi dispiace. Ma secondo me la motivazione va sempre data e soprattutto io vi dico questo, quello che lui ha detto probabilmente sarà vero per lui, non lo discuto, capisco la sua frustrazione. Ma io da parte mia vi devo dire l'esatto opposto. Cioè io mai come... Scusate, ogni tanto qui tendo a scivolare un po'. Allora, mai come ora mi alleno al meglio, mi sento benissimo e non esito a dire che sono nella miglior forma della mia vita. Io non noto queste cose che dice lui, il calo della massa, della forza, le articolazioni rigide. Qualcosa la posso notare rispetto a quando ero più giovane, ne parleremo, ma non queste. E quindi a me dispiace che dica questa cosa. Io penso che invece sia possibile veramente arrivare anche a età oltre gli anni abbondanti e non solo mantenersi benissimo, ma anche migliorare. Perché per me è esattamente così. E soprattutto avere una buona salute. Perché guardate che quando si arriva, diciamo, ai 50-60 anni, generalmente, se fate una media, generalmente la maggior parte delle persone, culturisti o non culturisti, sono preda di varie patologie. Cioè, qua e là, qualche patologia cominciano ad averla, ad accumularla, e questo non è un bene. Io, ringraziando il Dio o la simulazione universale che in questo momento ci sta guidando, non ho niente. Ma proprio nulla, cioè io delle volte ragazzi, spesso capita, no, quando fate in giro delle visite di controllo, dovete compilare dei questionari anche per i vaccini, cioè si fanno dei colloqui col medico, ma anche per altre circostanze, e ovviamente lui vi fa una piccola anamnesi, chiede: ma voi, cioè, che cosa avete qua e là, malattie? Quando io dico che, cioè, questo no, 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 non devo fare, ma lei fa, non ha niente, dico: no, non ho niente, cioè, ma cos'è, è una colpa? No, perché a volte mi fa sentire in colpa, ma come lei fa, non ha niente, nessuna, questo, quello, quello, no, non ce l'ho, che cosa vi devo dire? Ragazzi, ma vedete, certamente esiste, c'è un potenziale genetico che riguarda anche la salute, adesso lasciamo stare il discorso del culturismo, che riguarda la salute, e questo è vero. Attenzione a questi discorsi perché so che poi la gente interessano perché sono molto importanti. Il potenziale genetico che riguarda la salute, se vogliamo la longevità, esiste, ok? Ed è quello che permette a gente che abusa di se stessi, con vizi, vite sconclusionate, vizi, fumo, alcol, qualcuno ci butta dentro qualche droga. C'è gente che con una vita sconclusionata da scellerati arriva a età avanzate, anche ultra novantenni abbondanti, no? Che sono i famosi che vengono citati, no? Perché vedi, quello ha fumato e bevuto, mangiava quello che voleva, c'ha 95 anni, quindi inutile che state qua a parlare. No, ma tu ci sei arrivato, lui, quello lì, ci è arrivato perché c'ha un potenziale genetico enorme che, diciamo, ha reso il suo fisico più tollerante a certe patologie o immune addirittura. Perché guardate che gli ultracentenari, attenzione, gli ultracentenari sono praticamente immuni da queste tre patologie. Ricordate bene: diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori. L'organismo su queste tre patologie semplicemente non le ha mai avute, è immune, perché altrimenti a 100 anni non ci arriva. Perché sono queste tre quelle che falcidiano raffica già da molte decadi prima, ok?
Ma non prendete come esempio queste persone, sono veramente rari. Tra l'altro, ho già detto che queste persone qui, col potenziale che hanno, se facessero, avessero fatto una vita un po' particolare, 120-130 anni ci arrivavano così in surplus, cioè, lo dico chiaro. Quindi non guardate mai questi esempi. Se voi non avete che potenziali enormi lì, ma li avete medi o addirittura sotto la media, con un stile di vita scellerato, voi vi abbassate di 20-30 anni il vostro massimo potenziale. Capite che cosa voglio dire? Cioè, se il vostro massimo potenziale, faccio per dire, è 75-80 anni, e voi fate una vita non come dovete fare, 50-60 siete già in debacle. Capite il concetto? Fine lezione. Poi un'altra cosa importante che vi dico è questa. La genetica ha il suo ruolo, certo, ma si è visto, fate anche un video in merito su queste cose. Si è visto che quello che poi uno fa nella vita, che agisce su se stesso, agisce, diciamo, sui geni, è molto più importante che la genetica, quantomeno in linea generale. Certo che se uno ha delle malattie genetiche fortissime, che sono lì, arriveranno per forza, ma si parla di malattie abbastanza rare, quello no. Però l'epigenetica che cosa ci dice? Ci dice che se noi possiamo agire sul nostro potenziale genetico in misura maggiore rispetto a quello che è, proprio con gli stimoli dello stile di vita. Quindi cercate di capire com'è importante il vostro stile di vita, in generale, non solo come vi allenate, mangiate, integrate, ma anche proprio per il fatto dello stile di vita, cioè i vizi, gli stress inutili. È importante questa cosa, quindi è tutto un discorso a 360 gradi. Tornando alle parole di personaggio, che comunque ripeto, mi spiace che sia in quella condizione, non dubito che sia così, ma a mio avviso mi permetto di dire che secondo me c'è qualcosa che non va, nel senso, secondo me si può benissimo arrivare a questa età qui rimanendo veramente al meglio. Qualcosa noto rispetto a, diciamo, gli allenamenti da giovane. Il fatto che ci penso vi fa già capire che. Allora, io vi dico una cosa: la tolleranza allo stress da giovane era maggiore, e questo sì, ma perché? Anche perché io quando ero giovane mi allenavo in multifrequenza, 5-6 giorni a settimana, tutti i giorni. È chiaro che questo è veramente durissimo. Solo un fisico giovane può sopportare questa cosa. Premesso che allenandovi così non sviluppate neanche un grammo di muscolo, ma non è questo il punto. Uno va avanti così perché è convinto che, no, che sia la cosa migliore, che prima o poi i muscoli arriveranno, perché tutti i campioni fanno così. Non arriva niente, però si va avanti e si sopporta. Ecco, io adesso, a questa età qui, non potrei sopportare di allenarmi 6 giorni a settimana, semplicemente perché veramente non ce la farei proprio a recuperare, ma anche proprio in senso fisico, cioè sarei sempre prostrato, stanchissimo. Mi accadeva già anche da giovane questa cosa, prostrato e stanco, però quantomeno la capacità di reazione erano maggiori, ok? Perché si è giovani. Adesso non sarei più in grado di tollerarlo, quindi ora più che mai apprezzo davvero l'utilità della monofrequenza, un gruppo muscolare a settimana, con l'associazione logica dei gruppi, ovviamente dividere sempre il corpo, muscoli di spinta, tirate gambe, mettete anche le gambe, cioè non è che non potete allenare le gambe, molti di qua io voglio diventare grosso, sopra, ma sopra cosa fa? Non hai le gambe. Un uomo senza gambe è un uomo a metà, in senso culturistico. E se non le allenate con quello che dovete fare, squat, press e quant'altro, le gambe rimangono secche, cioè qui proprio non c'è niente che possa dimostrare il contrario. Quindi poi cosa fate quando vi mostrate in calzoncino e mini short? Fate ridere? È questo che volete? Master, quando è in mini short, guardate anche la foto della copertina, ma ne ho messe tante, a gambe impressionanti. Tanto le gambe aiutano anche il fisico, non è falso dire che le gambe sono le colonne portanti dell'organismo, del fisico, perché è veramente così, anche proprio lo sviluppo muscolare generale, lo sviluppo delle gambe vi porta su, è la base. Un uomo senza gambe è un uomo a metà. Allora, quindi sicuramente la capacità di recupero è inferiore andando avanti con gli anni, per questo dovete veramente allenarvi al meglio, dovendo uscire a recuperare, eccetera, eccetera. Poi, il discorso del cibo. Allora, attenzione, è vero che da giovani si può sopportare anche il fatto di mangiare di più, anche con più carboidrati, zuccheri, però
che ripeto, io non ho mai detto né mai detto che uno per fare la massa deve diventare obeso o avere livelli di grassi esagerati. Se questo accade è perché si è sbagliato qualcosa di sicuro, perché la situazione va sempre monitorata di settimana in settimana, poi bisogna fare i cambiamenti, cioè uno deve iniziare a mangiare di più, perché cavatevi dalla testa che si può crescere rimanendo magri. C'è una delle balle più clamorose del culturismo che vi hanno messo in testa i bombaroli, perché con loro funziona così. Semplicemente, se voi mangiate non troppo e vi allenate, ci può stare. Ma di certo non fate massa, misura e forza a livelli tali da, nel tempo, di migliorare. Rimanete lì, invece grazie, siete contenti così, andate avanti prima. Da natura bisogna per forza mangiare di più, un po' di più. E anche in fase di massa accumulare un po' di grasso ci sta, perché è quello poi che mi fa guadagnare anche tanta massa magra e forza. Qual è poi il vero problema? Attenzione, ammesso che avete fatto una buona fase di massa invernale, che avete fatto dei guadagni tangibili di misura e forza, proprio. Il problema poi è mantenere questi guadagni quando andrete a dimagrire. Questo poi è il grande errore che fa stragi fra i natura, che si vanno a perdere tutto in pratica. Questo è il problema. Ovviamente che noi abbiamo già risolto da tempo con le giuste cose da fare. A proposito, vi dico un'altra cosa. In questi ultimi proprio giorni, fine dell'anno, proprio ultimissimi, c'è stato come un rush finale di esplosioni di gente che è venuta con noi, di nuovi abbonati, anche lo store è andato alla grande, quindi veramente abbiamo chiuso l'anno in accelerazione, per cui la credibilità di Master è in continuo aumento. Possiamo solo essere contenti di questo. Quindi vi dicevo, gli errori alla fine sono questi qua, cioè in fase di massa la gente non mangia abbastanza e rimane secca, con l'idea di rimanere definiti o di costruire i muscoli rimanendo definiti. Pensate un po' a sta cosa, oh, pensate un po' a sta cosa. È come il Santo Graal o le fiabe che raccontavano i bambini. E poi la seconda, se qualcuno che veramente ha avuto dei grossi guadagni di massa e forza in fase invernale, magari neanche ingrassando troppo, poi non riesce a mantenerli in fase di dimagrimento, che comunque inizierà da gennaio, febbraio. Questi sono i due grandi errori dei natural, che noi abbiamo la presunzione di avere risolto, perché non solo io sono un esempio costante tuttora di quel discorso, ma su tutti quelli che sono venuti con noi, quasi tutti, poi ovviamente, perché vedete, poi c'è qualcuno che poi alla fine noi gli indichiamo un certo tipo di strada, no? Comunichiamo le nostre esperienze, questi poi a un certo punto sì, poi fanno di testa loro. Non si sa che cosa combinano, i risultati non ci sono, e poi di mamma, però io a un certo punto le spiegazioni sono poche. Se tu sei così è perché non hai fatto quello che devi fare. Quindi a un certo punto noi, ma sono cose rarissime, perché in genere chi si mette sotto come deve, con le cose giuste, in migliore, in modo inequivocabile, e il nostro successo crescente dimostra che è così, perché sennò non sarebbe così. Quindi no, ci tenevo a precisare questo punto. Per cui io vi voglio dire che, ripeto, tornando al discorso così molto demotivante di questa persona, a me dispiace perché la stimo anche, no, io penso che bisogna sempre essere motivati e allenarsi veramente al meglio e trasmettere questo messaggio di motivazione. Cioè, se io venissi qui a dirvi, ammesso che sia vero, no, ragazzi, vi dico una cosa, a una certa età lasciate perdere, tanto l'allenamento, i muscoli spariscono, siete sempre più rigidi, perdete forza, cioè, cosa state a fare? Lasciate perdere, magari fate qualcosina, così, un po' di fitness, meglio muoversi che non fare niente. Ma ragazzi, ma se io facessi un discorso così, non lo farei neanche, voglio dire, perché devo fare un discorso? Ma vedete, io poi non lo faccio perché non ci credo in queste cose, cioè non ci credo perché per me non è così. Non sono convinto di questa cosa, non solo perché su me stesso non è così, ma perché penso che sia davvero possibile evitarlo. Quindi questo è il messaggio che in occasione del mio compleanno vi voglio lanciare. È possibile fare le cose davvero al meglio? È possibile mantenersi al meglio a oltranza? Quindi mi rivolgo adesso, io in genere mi rivolgo ai giovani che vogliono costruire il super fisico e noi indichiamo la strada, ma anche chi non è più giovanissimo, chi non è più giovane, e oltre gli anta, potete solo migliorare. Questo è il mio messaggio. Attenzione, potete solo migliorare. Questo è.
Ovviamente facendo le cose giuste. Adesso tralascio il discorso dell'integrazione che è importantissimo, importantissimo sia per la costruzione del super fisico che per l'anti-aging, è fondamentale. Cioè io penso che se il fatto che io non ho nessuna patologia, uno dice ma tu perché tu sei fortunato? No, non è così. Potessi dirvi che io in famiglia ho avuto casi frequenti di alcune patologie che in me non si sono verificate. Io credo davvero che ovviamente stile di vita corretto, ma credo veramente che l'integrazione fatta come si deve mi abbia davvero sostenuto fino a questo momento e aiutato a evitare certi ostacoli e credo che continuerà. Ovviamente sempre facendo un discorso un po' così escatologico, vogliamo fare un discorso escatologico, la Bibbia dice che non appartiene all'uomo nemmeno di dirigere il suo passo, cioè la Bibbia dice tu pensi di poter fare un passo non ti appartiene, perché se il cielo, il disegno divino vuole che tu quel passo non lo fai, non lo farai. Cioè, quindi sembrerebbe tutto già predestinato. Però, al di là di questo, poi qui andremo anche nella cosmologia, nella fine dell'universo, se c'è libero arbitrio o meno. È un discorso interessante. Però io vi lancio il mio messaggio di assoluto ottimismo e di motivazione. A qualunque età potete migliorare. E dovete migliorare, questo è il messaggio che vi dico, potete e dovete migliorare e il miglioramento continuerà finché farete le cose per bene. Quindi vi lascio la copertina di Master, guardate i risultati straordinari di un uomo che senza doping da sempre è arrivato fino a questo livello e per il 2022 ho in mente qualche altro progetto fisico, no, perché io poi aggiungo questo ragazzi, attenzione, vedete che poi qui parlando a braccio le cose vengono a mente, no? Allora, io uno mi dice, ma Masti, tu hai già dimostrato tutto, non ti compete più niente, nel senso che a quest'età, allora, hai mostrato come arrivare da nato ai 50 di braccio e passa, cioè hai mostrato il super fisico incredibile, il togli a boccia, braccia, tutto, pettorale, addome scolpito, tuttora sei a 61 anni sei così, quindi sei incredibile, hai fatto il miglior record personale di sempre, 165, che l'ho fatto, nonostante alcuni rosiconi, poi mi sono inventate teorie ridicole, ma il record è lì. Poi io premetto che ho fatto anche 170 col video, in altro contesto e altro stile di bilancieri, ma comunque io ho fatto 165 a 60 anni. Uno dice, ah, sei un più 97 HP, cioè scusa, sei un più 20 HP perché pesando 97 kg sono più 20, cioè tu prima ero più 18 perché ero 95, adesso sono 97, rimanendo magro, quindi più 20 HP. Ma cos'altro devi dimostrare? Effettivamente a volte ve lo chiedo anch'io, cioè che cosa devo fare ancora? Cioè, volete cavarmi sangue con la flebo? Cioè, vi do quello, non lo so. Eppure qualcosa da fare c'è, si potrebbe sempre fare. Anzi, magari se qualcuno di voi ha qualche suggerimento da darmi, me lo dica pure nei commenti e mi farebbe piacere. Però già altri me l'hanno detto, ho qualche idea in testa. Ho un'idea meravigliosa in testa, vi ricordate questa pubblicità degli anni 90 o giù di lì? Ho un'idea meravigliosa in testa, poi ci si riferiva un parrucchino, no? Ce l'ho, e per il 2022 vedremo di farla. Noi, dato che stiamo andando a gonfie vele, gonfie vele con abbonati che aumentano, tutto quello che va veramente al meglio. Ho in mente una cosa da fare per voi nel 2022 e quando sarà il momento mi metterò sotto per farla. Può darsi già da domani che la faccio questa cosa. Può darsi che già mi metto sotto già da oggi. Master poi quando mi viene in testa parte subito, ok? Ragazzi, io per il momento vi ringrazio davvero tutti, vi aspettiamo con noi. Vi aspettiamo con noi. Non ve ne pentirete. Tre parole per voi, le dico sempre, a fine anno, ve le ripeto, sono tre. Chi mi conosce sa cosa sto per dire, vediamo se lo sapete, pensateci. Se non l'avete mai sentite, siete qui per la prima volta, ve lo dico adesso. Tre parole sono, non mollate mai, al top.